Siamo con Attilio. Mi fa strano intervistare una persona che mi ha visto nascere, no? Perché siamo anche vicini di casa e pensare che questo sport ci ha fatto riscoprire dopo tanto tempo uno l'opposto all'altro, cioè che sei tu che ti servi da noi. Invece prima eri tu che venivi a lavorare da me, no? Ne è passato di tempo. Il tempo... Avete una bella officina, sono contento di come trattate tutti quanti, con molto piacere, molto entusiasmo, tutto bello, mi trovo molto bene qui lì da voi. Infatti il tempo è passato e infatti sia io che Stefano siamo stati tuoi dipendenti alla Uniaire di Sterpeti. E proprio lì dove ci hai visto anche te crescere la nostra gran passione. Ancora mi ricordo i cicchetti che mi dava tutti i lunedì mattina quando tornavo a lavorare un po' zoppo perché... Però sono stati cicchetti costruttivi perché vedo che avete fatto molta strada, siete cresciuti molto, molta professionalità e sono contento di questo. Da essere stato il vostro babbo, diciamo, no? Infatti noi spesso e volentieri delle volte con Stefano ripetiamo i nostri lavori passati come fanno loro, allora delle volte vi copiamo anche, guardiamo anche voi perché siete cresciuti tanto durante questi anni, ma ad oggi... Anche perché sapevi come sono pignolo io, eh? Lui era molto pignolo, questo non lo volevo dire, ma ci è arrivato lui, ci è arrivato. E poi Attilio ha comprato da noi quest'anno la prima bicicletta, una prima e-bike, perché te diciamo da quant'è che vai in bici? Sembri grande, ma è da poco che vai in bici, perché sei un giovanotto. Sono tre anni e sono partito con una bici, una 26, poi sono passato alla 27 e mezzo. Ma adesso con la 29 è tutta un'altra cosa. Poi una gran bicicletta, sono contento di averla acquistata, è proprio una sicurezza non indifferente. Infatti ha fatto la prima Wild FS che è arrivata, lo dico, in Italia perché l'avevamo prenotata da tempo, ti abbiamo preso anche le misure, ti ricordi quanto abbiamo ragionato per vedere che taglia ti occorreva, perché la taglia è anche molto importante, specie per i chilometri che uno fa. Come stai ad oggi in posizione in sella? La posizione è benissimo, proprio mi trovo anche nelle discese, è una cosa, e poi la bicicletta è fantastica, in discesa non c'è, ti dà una sicurezza enorme, guarda. Grazie per avermi consigliato questa bicicletta. Bene, grazie a te che ti sei affidato alla casa del ciclista e a officina da garage da Stefano. Buon proseguimento di serata e noi ci vediamo alla prossima.